facciamo pensare. Buonasera. Ciao. E toccante storia. Una storia d'amore? Precisamente. Lui era un ricco bravo uomo e si innamorò della famosa Lily Logan. La sposò, comprò l'isola e costruì per lei tutta questa casa. Oh, veramente romantico. Oh, povero James. Si illuse di poterla tenere a sé isolandola dal mondo senza neppure un telefono a disposizione. E naturalmente la bella Lily si stancò della sua torre d'avorio e scappò via, non è così? Sì, James tornò a Wall Street e guadagnò ancora un po' di milioni e poi fu venduto tutto. Bene, ed eccoci qui. Bene, devo andare a vedere dove è finita la signora... Oh, sarebbe davvero poco carino da parte sua lasciarmi qui da solo. Credo che lei abbia raggiunto la maturità da un bel pezzo, capitano Lombard, ma non è sposato? No, io sposato no, no. Ho capito che il matrimonio non fa per me. Possiamo bere qualcosa, va? Ho veramente una gola asciutta. Poi quella salita mi ha veramente messo una gran sete. Lei che cosa beve? Nulla, grazie, niente quando si è in servizio. Una buona segretaria è sempre in servizio. Forse. Com'è eccitante? Che cosa? Tutto. L'odore del mare, i gabbiani e questa incantevole casa, beh. Credo proprio che me la godrò. Già, credo che ce la godremo entrambi. Sa, lei è veramente molto carina. Rogers, sa dirmi dov'è la signora Owen? Il signore e la signora Owen arriveranno da Londra solo domani, signorina. Pensavo lo sapesse. Domani, ma... Ho qui la lista degli ospiti attesi, se le interessa. Il secondo gruppo sta per arrivare. Grazie. Che noia. Ma sono sicura che lei mi aiuterà, non è così? Sarò sempre al suo fianco. Strano però che abbiano portato solo noi due con il primo motoscafo e tutti gli altri con il secondo. Ho il timore che sia stato fatto apposta. Apposta? Già, sono stato io a dire al marinaio di non aspettare gli altri. L'aggiunta di una buona mancia ha fatto subito mettere in moto il motore. Non avrebbe dovuto farlo. E perché no? Gli altri poi non sono così tanto interessanti. C'è quella ragazza lì. È insignificante, assolutamente insignificante. Poi che non l'ha vista? È molto, molto giovane. Suppongo allora che per lei siano molto più interessanti le ragazze sui 30 anni. Ma non è una mia opinione, cara. È così. Ma che posto incantevole! Ma sei meraviglioso! Salve, io sono la segretaria del signore e della signora Owen. Sono stati trattenuti a Londra e credo non saranno qui prima di domani. Peccato. Posso presentarle il capitano Lombard? Marston, Antonio Marston. Vuol bere qualcosa? Sì, grazie, non si rifiutano mai 3 gocce di alcolici, ma anche 4. Bene, bene. Cosa preferisce, gin, whisky, sherry? Whisky, prego. Salve! Ma è meraviglioso questo posto! Buonasera, io sono la segretaria del signore e della signora Owen. Sì. Sono stati trattenuti a Londra e credo non saranno qui prima di domani. Basta, carta. Oh, vuol bere qualcosa? Ha detto signora... Davis, il mio nome è Davis. No, piacere, signora Davis. Le presento la signorina Marston. Piacere, signorina Marston. E grazie, Lombard, grazie. Sì. Una bella salita fino a quassù e poi quassù. Che vista e che aria! Mi ricorda il Sudafrica! Ah, e quale parte del Sudafrica? Oh, Durban, il Natal, il Natal. Ah, Durban, sì.
Oh, grazie, lei conosce il Sudafrica? Io no, non conosco. Il più bel paese del mondo, guardi. Oro, argento, diamanti, aranci, tutto ciò che si può desiderare. Un paese dove si gode veramente la vita. La vedova Mackenzie, suppongo. Salve, io sono la segretaria del signore e della signora Owen. Sono stati trattenuti a Londra e credo, ahimè, non saranno qui prima di domani. Posso offrirle qualcosa da bere? Anzi, posso presentarle il capitano Lombard, la signorina Maston e la signora... Ma Davis, il mio nome è Davis. Allora, vuol bere qualcosa? Le posso offrire un whisky e soda. Lei è in servizio? Appartengo al corpo reale dei fucilieri africani, troppo monotono per me in tempo di pace. Pianterei tutto. Dov'è la signora Owen? Signorina Brent, non è così? Salve, sono la segretaria del signore e della signora Owen. Sono stati trattenuti a Londra e credo che non saranno qui prima di domani. Davvero? Hanno perduto il treno? Forse. Posso presentarle il capitano Lombard, la vedova Mackenzie, la signorina Maston e la signora... Davis! Il mio nome è Davis! Posso offrirle qualcosa da bere? Non bevo alcolici. Un capo. Ha detto bene, sono un peccato di virtù, il vizio dilaga, giovanotto. Meno male, se no sei che noia. Giovanotto? La ringrazio per avermi lasciata là in piedi sul pontile. Veramente, signorina, credo che la colpa sia... A me sembra straordinario che la signora Owen non sia più a ricevere i suoi ospiti. Forse semplicemente perché è una di quelle persone che non possono fare a meno di perdere il treno! Credo che lei abbia colpito nel segno. Niente affatto, la signora Owen non è affatto il tipo di donna che perde il treno. Forse sarà stata colpa del marito. Non ha marito. Devi dare lei in camera mia. Se vuole l'accompagno. Perché dovrebbe accompagnarmi? Lei non è la cameriera, benché ne ha tutta l'aria. Non si tratta di ruoli, madame, ma solamente di cortesia. Di sopra troverò la signora Owen che le indicherà le camere. Vado a vedere se le aggrada la sistemazione. C'è qualcuno? Qualcuno che può darmi una mano? Prego, venga. Prego. Grazie, giovanotto. Lei è molto gentile. L'ultimo. Grazie. Il padrone e la padrona di casa non sono ancora arrivati. Io sono Lombard. Ed io, Wargrave. Tanto piacere. Vuol bere qualcosa? Sì, prego. Un whisky. Come sta? Il mio nome è Davis! Davis! Wargrave. E questo posto direi è meraviglioso, unico nel suo genere, vero? Come lei dice? Sì. Unico. Il vecchio Major Berkeley non è ancora arrivato? Chi? Major Berkeley, mi ha invitato lui qui. No, non penso che sia attesa nessuna persona con quel nome. Questo è molto strano. Beh, ad ogni modo questa è un'isola proprio incantevole. Ed un'incantevole ragazza, quella segretaria. Sembra creata apposta per ravvivare un po' l'ambiente. Io non sono da meno, comunque. Che ne dice di cambiarci insieme per il pranzo? Sì, potremmo andare ad informarci. Un posto proprio incantevole. Sì, ma le cose stanno andando un po' male per l'assenza degli Owen. Una cosa veramente imbarazzante. Che pasticcio, eh? E c'è chi si lamenta della fine del mondo. Come quella del mio albergo, ma è una buona sedia. A
A dirle la verità, fui un po' sorpresa quando ebbi l'invito di venire qui. Non ricevevo inviti del genere da quando mio marito. È stato molto cortese da parte degli ospiti, no? Posso avere le sue chiavi, signora? Sì. Grazie. Permette, signora, posso avere le sue chiavi? No, grazie. Farò da me. Posso indicar loro le camere? Sì, sarebbe molto cortese. Prego. Ora chiamerò Rogers. Rogers! Immagino. Sì. Difficilmente dimentico una fisionomia. Non mi dica che non ho riconosciuto uno dei miei ammalati. Oh, non ho niente di tutto questo. In realtà io la vedi una volta in tribunale mentre lei deponeva in qualità di perito. Oh, davvero si interessa ai processi? Vede, io sono sudafricana e l'ordinamento giuridico e legale di questo paese interessa molto noi coloniali. Già, naturalmente. Beve qualcosa? Oh, no grazie, non bevo mai. E allora permetti che lo faccia io? Si accomodi. Anche perché vedo che c'è un bicchiere già riempito. Una bella salita fino a quassù, è bellissima questa isola. Tranquilla. Meraviglioso. Mentre facevo una traversata pensavo, che asilo di pace deve essere. Molto, quanto tempo ci ha messo? Non ho fatto una corsa, non corro mai, fa male ai nervi. Ma una ragazzetta maleducata per poco mi faceva finire in un fosso presso Hannesburg. Di grazia. Filava a 80 miglia all'ora, ma che maniera di guidare! Dovrei aver preso il suo numero di targa. Bisognerebbe prendere sempre il numero di targa di questi pericoli pubblici che ci attraversano la strada. Sì, mi scusi, devo parlare con i signori Owen. Ma i signori Owen di grazia non sono ancora arrivati. Suonato, signora. Oh, Roger, siete voi di grazia. Tenete il mio cappello. Prego. Oh, a che ora si cena, Roger? Il pranzo è alle 8, signora. Oh, bene. Tra un quarto d'ora. Ritengo che per questa sera non sia indispensabile l'abito di rigore. Oh, Roger. Avete un buon posto qui? Sì, grazie, signora. Va bene, siete qui da molto? Da quasi una settimana, signora. Quindi immagino non sappiate molto circa gli ospiti di questa casa. No, signora. E tutti amici di famiglia? Non saprei cosa dirle, signora. Roger, potrei avere in camera una bottiglia di birra e un paio di sandwich? Quest'aria di mare mi ha fatto venire un sano appetito. Cercherò di provvedere, signora. Ah, Roger, naturalmente. Naturalmente, Roger. Sarete ricompensato per questo. Grazie. E adesso ditemi dov'è la mia stanza, per favore. Gliela indicherò, signora. Vorrei rinfrescarmi dopo questo viaggio. Davis.
Gente comune, se vuoi saperlo. Neanche ricca. Non piace, non mi piace quella riva. Neanche gli altri mi piacciono, somigliano a quelli che avevamo in pensione. Davis lascia intendere di essere milionaria, o quasi. Dovessi vedere la sua biancheria della più ordinaria. Come ho già detto, ci trattano poco bene qui. Tutta questa gente in arrivo e le donne in aiuto solo domani. Ma cosa credono che siamo noi? Oh, su via. Comunque il salario è buono. Così deve essere. Non mi ci prendono più a servire se la paga non è buona. E qui è buona, dunque. Senti, io non sono disposta a stare in un posto dove sono costretta a lavorare come una negra. Il mio compito è quello di cucinare e sono una buona cuoca! Di prim'ordine, vecchia mia. Il mio posto è in cucina e non tocca a me occuparmi della casa. A volte mi viene voglia di prendere su cappello e cappotto e filarmela. Non puoi fare una cosa simile. Certo che posso, perché no, vuole sapere? Perché ti trovi su un'isola, l'hai dimenticato? Non si può andare né al cinema né all'osteria. Ci danno doppia paga proprio per questo. E poi in casa c'è tanta birra. Ecco il tuo primo pensiero, la birra! Torna in cucina, altrimenti il pranzo se ne andrà in malora. Guarda, temo che andrà male in ogni modo. Meno male che non ho preparato il soufflé. Meno male. Signorina, il pranzo è pronto fra un minuto. Occorre che qualcuno lo salva! È tutto in ordine, Rogers? Certamente, signorina. Mia moglie borbotta molto, ma riesce sempre a cavarsela. Sarà? Che bella sera. Sicuro, almeno quello. Si sente vicino il mare dalla sua camera? Sì, ed ha un piacevole e rumoroso suono, direi. Sente appena un po' di brezza e l'aria di un tepore delizioso. Mi scusi, cara, ma ho l'impressione che quell'abito le sia molto giusto, è così? Oh sì sì, è giusto. Sa, una vera signora non desidera che la propria segretaria si metta troppo in mostra. Sembra invece che lei si sforzi di attirare l'attenzione degli uomini. Vuol dire che cerco di conquistarmi. Questo non c'entra. Una ragazza che di proposito cerca di attirare l'attenzione degli uomini non conserva a lungo il proprio impiego. Questo dipende dalle persone con cui si ha a che fare. Le ragazze oggi si comportano in un modo scandaloso. Scandaloso? Sì. Abiti da sera scollate, sdraiate mezzanude sulle spiagge, tutti questi cosiddetti costumi da bagno, fondaggiati, amati per nome, bene cocktail e i giovanotti moderni? Decadenti, inutili. Guardi quella giovane Marston, cosa vale? Quel capitano Lombard, poi, un avventuriero. Cosa da dire sul conto del capitano Lombard? È un uomo che conosce tutte le avversità della vita. È un avventuriero, appunto. L'intera giovane generazione non vale nulla. Si direbbe che a lei non piace la gioventù. C'è qualche ragione per cui dovrebbe piacermi di grazia? Oh no, no, ma chi ci rimette è lei? Lei è davvero impertinente. Un caso patologico. Come dice? E non la pensavo ad alta voce. Ah, lei pensa? E la vecchia? Sembra una tartaruga, non le pare? Tutti i giudici somigliano a delle tartarughe, hanno quella terribile abitudine di muovere il capo in avanti e indietro. E il magistrato Wargrave non fa certa eccezione. La signorina Clayton. Signorina Clayton, le presento la dottoressa Armstrong. Sì, Armstrong, sì, abbiamo scoperto che è la vecchia. Sì. Ho sentito tutto. Ah, si ha sentito. E purtroppo credo abbia sentito anche lei. Sir Wargrave. Sì, c'è qualcosa che desidero domandarle in privato. Che magnifica sera. Già. Oh, una macchina superba. Una Spatzmull Artica rotta super spinta. Non se ne vedono molte. Oh, no, no. Posso spingerla a fine ed oltre 100 all'ora? È venuta da Londra? Sì, 180 miglia fatte in poco più di 4 ore. Troppe macchine sulla strada per poter tenere la media. Ho toccato le 90 miglia attraversando la prima di Salisbury. Scusi, credo che lei mi abbia sorpassata. Davvero? Ci è mancato poco che non mi facesse finire in un fosso. Mi spiace, non devo averla vista.
Se avessi preso il suo numero di targa, l'avrei denunciata. Ma lei guidava piuttosto incerta nel bel mezzo della strada. Allora si ricorda. Incerta! Incerta oh, io! Credo sia arrivato il momento di bere qualcosa. Prego, accomodiamoci. Prego, dottore. No, grazie. Buonasera, signora Howard. Perché, signora Howard? Beh, semplice. Lei sarebbe la più affascinante delle donne per qualsiasi ricco uomo d'affari. Lei scherza in un modo così atroce sempre? Oh sì, sì, sempre. Buono a sapersi. Dica, ma cosa stava mai raccontando la vecchia signorina presso al giudice? Pensi che ha già tentato di attaccare il bottone di sopra? Non so, ma sembrava così convinta che non esiste nessun signor Owen. Lei non starà mica dicendo che essi non sono... Non sono sposati? Un vero peccato che non ci si conoscesse. Avrei potuto ospitarmi nella mia auto. Già, un grande peccato. Sarò lieta di mostrarle cosa sono capace di fare attraversando la piana di Sainsbury. Io sono una maga del cambio, sa? Sì, mi dispiace signorina, ma credo che la signorina Clayton ha già tutto stabilito per il suo rientro a Londra. Ah sì? Beh, può cambiare programma, io sono sola nella macchina. Sì, ma la signorina, vede, preferisce il mezzo con cui si appresta a ritornare. Oh, guardate! Qui ci sono delle statuine e c'è una filastrocca! Che statuine? Quale filastrocca? 10 piccoli indiani se ne andarono a mangiare. Uno fece indigestione, solo 9 deve restare. 9 piccoli indiani, fino a notte alta a vegliare. Uno cadde addormentato, 8 soli deve restare. 8 piccoli indiani se ne vanno a passeggiare. Uno, ahimè, è rimasto indietro. Solo 7 deve restare. Signore e signori, silenzio per favore. Siete accusati di aver rispettivamente in tempi diversi commesso i seguenti reati. Dottoressa Ella Armstrong, di aver causato la morte di Luisa Maria Tisi. Wilhelmina Blow, di aver provocato la morte di James Steven Lamb. Emily Caroline Brett, di essere responsabile della morte di Beverly Taylor. Vera Elizabeth Clayton, di aver ucciso Peter Hamilton. Capitano Philip Lombard, di essere colpevole della morte della moglie Sarah Mason. Joanna McKenzie, di aver mandato a morire il proprio marito, John McKenzie, e il suo amante, Arthur Richmond. Antonia Maston, di essere colpevole dell'assassinio di John e Lucy Compass. Thomas Rogers ed Ethel Rogers, di aver provocato la morte di Jennifer Bell. Giudice George Worby, dell'essere colpevole dell'omicidio di Edward Seaton. Imputati la sbarra, avete niente da dire in vostra difesa? Iniziare proprio da quello. Pensavo si trattasse di far sentire loro della musica. Una
una bella musica. È la verità, signora. Davanti al cielo è la verità. Non sapevo assolutamente di cosa si trattasse. C'era una dicitura sul disco. Pensavo si trattasse di un pezzo di musica. C'è un titolo? Un titolo? Eccolo il titolo, Il canto del cigno. Tutto un assurdo. Un assurdo lanciare accuse come queste. Qualcosa bisogna fare. Sì. Questo signor Owen, chiunque gli sia. Per l'appunto, chi è costui? È questo che dobbiamo verificare. Senta, Rogers, le consiglierei di accompagnare a letto sua moglie dopo sì. ritorni. Venga, l'accompagno io. Dottore, ma si rimetterà? Ma certamente. Non so se lei la pensa come me, giudice, ma io ho bisogno di bere qualcosa. D'accordo. Servo io. Desidererei un bicchiere d'acqua. Whisky per lei, signora Lorenz? Siamo stati assunti attraverso un'agenzia, l'agenzia Regina di Plymouth. Oh sì, sì, le conosco, un'ottima agenzia. C'è da fidarsi. Ma con lei la lettera? La lettera di assunzione, signora. Ecco lei. Carta dell'hotel Ritz. Scrittura a macchina. Macchina Coronation numero 5, nuova, nessun difetto. Carta intestata qualità comune. Non terremo grande giovamento nell'analisi di questa carta. Pur volendo trarne delle impronte digitali, non sarebbe possibile in quanto essa è già stata molto, molto maneggiata. Oh, come mi manca il Sudafrica! Ma davanti con il racconto, arrivammo qui il giorno 4, come diceva la lettera. Tutto era in ordine. Molti viveri in casa ed ogni cosa veramente fine. C'era soltanto da spolverare. E poi? Niente. Ci fu invitato di ordinare le camere per una comitiva. 8 persone con la precisione. Poi ieri con la posta del mattino è arrivata un'altra lettera che diceva che il signore e la signora Rogers avrebbero potuto essere trattenuti a Londra. In tal caso avremmo dovuto sbrigarcela. C'erano anche le indicazioni per il pranzo e per il disco da porre sul grammofono. Ho qui la lettera. Grazie. Questo è tutto, giudice. Una voce apparentemente incorporea ci ha chiamati per nome, muovendoci certe precise accuse. Ma erano tutte falsità. Solamente bugie. Tutte bugie. Ma niente di che. Che cosa dice? Bugie. Un momento. Desidero aggiungere questo ignoto signor Owen. Accusa me dell'uccisione di un certo Edward Seaton. Ricordo Seaton perfettamente. Mi comparve davanti nel giugno del 1930 per essere giudicato per l'omicidio di una donna. La giuria aveva simpatia per lui e la tendenza era quella di assolverlo, ma era evidente che egli fosse colpevole. Quando la giuria ha emesso il suo verdetto, ho ricapitolato i fatti e nella condanna a morte mi sono semplicemente uniformata al verdetto della giuria. Ho compiuto il mio dovere, niente di più. Lei conobbe Seaton? Intendo personalmente? No, ignoravo della sua esistenza prima del processo. Eppure questa vecchia mente, giurerei che mente. Sì.
meglio quindi lasciar perdere. Per quanto mi riguarda... Per me e per loro. Fu un puro accidente, essi vennero fuori correndo da una casa, che so io, e vi sospesa la licenza per un anno. Bella noia. Lei è una calamità! Lei è un pericolo per la comunità! E lei, dottoressa Armstrong? Io non ci capisco niente. Il nome non mi suggerisce niente. Come si chiamava? Cleese. Close. Non ricordo di aver avuto un ammalato con quel nome, né tantomeno di essere stata implicata in una morte. È un completo mistero per me. Del resto, sono cose passate da lungo tempo. Generalmente i malati si riducono sempre all'ultimo momento. E quando il paziente muore è sempre colpa del chirurgo. Già, in questo caso è molto meglio lasciare la chirurgia e dedicarsi allo studio delle malattie nervose. Un modo come un altro per smettere di bere. Ma come si permette? Lei non ha diritto di fare certe insinuazioni, io non l'ho mai bevuto! Andiamo, dottoressa, stavo scherzando. Ad ogni modo, l'unico che sappia tutto è il nostro ignoto signor Owen. Già. Signorina Clayton. Sì, io ero la governante di Peter Hamilton. Eravamo in Cornovaglia per l'estate. Lui voleva raggiungere uno scoglio molto lontano a tutti i costi e naturalmente non gliel'avrei mai lasciato fare, ma un giorno, approfittando di una mia distrazione, si allontanò. Appena me ne accorsi, cercai in tutti i modi di raggiungerlo, ma fu impossibile. Potrei dire una parola, signora? Prego. Per quanto riguarda le accuse mosse contro di me, mia moglie e la signorina Jennifer Brady, non c'è una parola di vero. Come si era con lei quando ella morì? La notte in cui morivi fu una tempesta. Sappiamo che la signorina Brady è sempre stata in precarie condizioni di salute, sempre, da quando l'abbiamo conosciuta. E quella notte dovremmo chiamare il dottore. Il telefono non funzionava e io andai a cercarlo a piedi. Ma egli arrivò troppo tardi. Ho fatto tutto il possibile per lei. Noi gli eravamo devoti. Mai una parola fu detta contro di noi. Mai una parola. Ma qualche cosina mi toccò, insomma, così. Sì. Ci hanno nominati tutti quanti, ma tra l'elenco c'è un nome di Wilhelmina Bloor. Ma per quanto ci risulta, nessuno di noi corrisponde a questo nome. Contrariamente, non fu pronunciato il nome di Davis. Dirci nulla al riguardo. Il gatto fuori dal sacco. A quanto pare, è arrivato il momento di dire come stanno le cose, dire la verità. Il lei mio nome è Mila Bloor. Il mio nome non è Davis. Io sono Wilhelmina Bloor. Esatto. Eccomi. Per conto mio, scusate, desidererei aggiungere qualcosina. Non solo lei è qui sotto falso nome, signora Bloor, ma anche una bugiarda di prima classe. Lei dice di essere venuta dal Natal, dal Sudafrica. Io conosco molto bene il Natal del Sudafrica e sono pronto a giurare che lei non vi ha mai messo piede. Non ho mai messo piede. Infatti, sono stata colta in fallo. In realtà io sono un ex appartenente al CIP. Ah, dunque lei sarebbe un agente di polizia. Esatto, ho i miei documenti, posso provarlo. Ho un'agenzia privata in Plymouth. Sono qui per conto. Del signor Owen, per l'appunto. Egli mi mandò un assegno per le spese, pregandomi di unirmi alla vostra compagnia in qualità di ospite. Mi mandò altresì l'elenco dei vostri nomi affinché io vi girasse. E le fu spiegato il motivo del suo incarico? Sì, mi disse che dovevo vigilare su alcuni gioielli di grande valore che lui possedeva. Il nostro caro e bene amato signor Owen dei miei stivali. Io a questo punto credo che non ci sia nessun signor Owen. Anzi, io credo che solamente un pazzo può organizzare una cosa del genere e lanciare queste accuse. Sì, sono d'accordo con lei. Credo proprio che ci troviamo di fronte a un pazzo, probabilmente a un pericoloso pazzo omicida. Oh mio Dio! Pazzo omicida. Non vada via, Rogers. Sì, esattamente. Non riesco a capire ancora qual è stato il motivo per cui questo signor Owen ci abbia chiamati qui, ma è sicuro che
egli può essere pericoloso. Molto pericoloso. Facciamo avere paura. Per conto suo, Flor, che cosa ha da dirci? Cosa da dire io? Beh, mi sembra che il suo nome fosse nell'elenco. Cioè, lei allude alla faccenda di Landor, il furto alla Banca di Londra? Forse il nostro caro giudice ricorderà il capo. Sì, Dor. Sì, è stata lei. E mi ricordo che Landor morì a Dartmoor l'anno dopo. Era un furfante. Fu subito chiaro che fu lui da allontanare il guardiano notturno. Il caso fu chiaro sin dall'inizio. Lei fu encomiata per l'abile servizio, sbaglio? Sì. Ebbi la promozione. Ma non feci altro che il mio dovere. Una parola molto adatta, il dovere. Siamo in attesa del suo racconto, capitano Lombard. Già. Ma io non ho nessun racconto da fare, giudice. Cosa intende dire? Che è vero, tutto risponde a verità, sono colpevole. Ho ucciso mia moglie Sara. Lei ha deliberatamente ucciso sua moglie? Ma no, non certo deliberatamente. Io amavo Sara, e molto. Ma lo signori, poco interessano le circostanze, qui è soltanto un solo discorso di causa-effetto, no? Dunque, mi si accusa di essere un assassino? Bene, sono colpevole. C'è qualcuno che vuole dire, aggiungere qualche altra cosa? Beh, io non ho nulla da dire. Che cosa significa? Ho sempre agito secondo la mia coscienza. Andiamo qua questa inchiesta perché... Beh, la nostra inchiesta finisce qui. Dica, Rogers, c'è altri sull'isola, oltre noi, lei e sua moglie? Nessuno, signora, nessuno. È sicuro di ciò? Sicuro, signora, nessuno. Thank you.
Vengo, un uomo non muore per un semplice soffocamento. La morte della signorina Maston è una di quelle morti che non si dicono, le morti naturali. Oh, guardate! C'è uno dei piccoli indiani caduto. Rotto. Dieci piccoli indiani se ne andavano a mangiare. Uno fece indigestione, solo nove ne restarono. Abbia ordinato a Rogers di dire così.
Mi sembra un'ipotesi piuttosto grave, dottore, non le sembra? Ma sarebbe stato possibile a qualcuno alterare la bibita della povera giovane senza che noi lo si vedesse? Il bicchiere era là sopra, chiunque avrebbe potuto mettercene per già noi. Oh, ma questo vorrebbe dire che... Finalmente, finalmente lei è qui, dottore. Che è successo? L'ho cercata dappertutto, ma almeno su a vedere mia moglie. Ma si sente ancora male? Temo che si sia aggravata. Vorrei che la barca arrivasse, odio questo posto! La cosa veramente importante sarebbe quella di avvisare la polizia. La infatti. Polizia? Certo, deve essere sempre avvisata quando avviene un suicidio. E che succede qui? Ancora nessun segno di evoluzione, immagino. Vedova! Vedova, vuol far colazione? No, signora, sono Vera Clayton. Oh, mi perdoni. L'avevo presa per mio marito. Ma io pensavo che il suo marito fosse morto. Anch'io lo credevo. Ma mi sbagliavo. Egli è qui, su quest'isola. Buongiorno. Oh, buongiorno, capitano Lombard. Buongiorno, la barca non è ancora arrivata? No. Ma è tardi, non è vero? Sì! Buongiorno! Lei ed io avremmo potuto fare una bella nuotata prima di colazione. Peccato! Già! Peccato che lei si sia svegliato così tardi! Deve avere dei buoni nervi, capitano, per dormire così lungo. Ma niente è in grado di farmi perdere il sonno. Ha forse sognato di sua moglie? No, e lei per caso ha sognato innocenti condannati a morte? Capitano Lombard, le proibisco di scherzare su questi argomenti. Beh, è stata lei a cominciare. Ma dentro questa casa non si fa più colazione? Credo che tutto lo staff e personale di servizio abbia fatto sciopero. Beh, possiamo sempre servirci da soli, con le nostre mani. Certo. Ma non c'è proprio nessuno, eh? Ah! Questo è strano. Che cosa? Ti ricorda che ieri sera trovammo una statuina rotta? Sì, ne dovrebbero essere rimaste 9. Già, ed invece sono soltanto 8. 2, 4, 6, 8. Ha ragione, beh, probabilmente avremmo contato male, anziché 10 saranno state 9 le statuette. L'impressione provata nel sentire quell'accusa è stata troppo forte per lei.
letteralmente morta di paura. È una teoria possibile, certo, ma non può accettarsi senza un'esatta diagnosi dello stato di salute della donna. Se ci fosse stata una debolezza, lo chiami se preferisce un atto di Dio. Mia cara signorina, nella mia esperienza del male ho imparato che la provvidenza lascia a noi, comuni mortali, il compito di giudicare e condannare, compito tra i più difficili, perché spesso non si capisce dove finisce l'innocenza e incomincia la colpa. Bah, siamo pratici. Dottore, la poverina che cosa ha mangiato, bevuto ieri sera prima di andare a dormire? Nulla. Niente? Non ha bevuto niente? Non un bicchiere d'acqua del tè? Oh, sicuramente il tè l'ha preso, guardi, quei tipi ne bevono a litri. Rogers mi ha assicurato che non ha preso assolutamente nulla. Poteva avere delle ragioni, Rogers, per dire così. Si spieghi meglio. Beh, tutti hanno sentito l'accusa lanciata ieri sera. Potrebbe essere in una buona tazza di tè, quindi affrettarsi a lavarla per poi dichiarare appunto al dottore che la poverina non ha trangugiato, ha mangiato, non ha bevuto niente prima di andare a dormire. Non avrebbe potuto farlo, si tratta di sua moglie. Signorina Roger, signorina Clayton, oh, lei sarebbe veramente molto, molto meravigliata se sapesse che cosa certi mariti sono capaci di fare le proprie mogli. Mi scusi, signorina. Sto preparando la colazione. Temo di non essere molto abile in cucina, ma è il pasto di mezzogiorno che mi preoccupa. Ci sarebbe carne in scatola, verdure sott'olio e potrei preparare delle patate fritte. Ci sarebbe anche frutta in scatola, formaggio e biscotti. Andrà benissimo, Rogers, che tutto sia pronto per mezzogiorno. Mezzogiorno? Mezzogiorno? A mezzogiorno? Ma noi non saremo qui a mezzogiorno! No, no. Ma quando diavolo arriverà questa barca? Signora Flora! Mi scusi, signora! Ma la barca non verrà! Come la barca? Fred Narragon viene qui tutte le mattine prima delle 8! Ma comandi, signorina! No, vada, vada, Rogers! Rogers, sua moglie giace morta di sopra e lui tranquillamente che sta in cucina e prepara il nostro pasto. E adesso ci dice anche che la barca non verrà, ma per l'inferno come fa a saperlo? Signora Blow! Cosa? Ma non si accorge che si sta sforzando di fare da buon servitore? No, la s'allunga, a mio parere. La cosa veramente importante è il mancato arrivo della barca. Noi siamo stati messi deliberatamente in condizione di non poter essere aiutati. C'è poco tempo! C'è poco tempo! Cosa dice? C'è poco tempo, non dobbiamo perderlo per parlare di cose che non hanno importanza. Secondo il suo parere, giudice, allora perché Narragon non sarebbe venuto? Il nostro onnipresente signor Owen gli avrà dato degli ordini. Intende dire che può avergli detto che si trattava di uno scherzo o qualcosa del genere? Non ci sarebbe cascato sicuramente. E perché no? È noto che quest'isola indiana ospita da sempre persone che amano le pazze compagnie. Bene, questa potrebbe essere una di quelle idee pazze, ecco tutto. Narragon sa benissimo che su quest'isola non ci manca né da mangiare né tantomeno da bere. Può semplicemente avergli detto che si trattava soltanto di uno scherzo. Secondo lei non si potrebbe fare un fuoco sulla sommità dell'isola? Così potrebbero vederlo. No, penso che si siano prese precauzioni anche per queste eventualità. Non tener conto dei segnali. Mi dispiace, signori miei, ma siamo completamente tagliati fuori. E quindi non possiamo fare nulla? Oh, sì. Qualcosa la possiamo fare. Possiamo trovare il giocherellone che ha messo su tutta questa simpatica farsa, l'ignoto signor Owen. Per il resto noi la ciufferemo, meglio sarà, perché a parer mio quell'uomo è pericoloso come un serpente a sonagli. Il paragone non mi sembra molto azzeccato, capitano Lombard. Almeno il serpente a sonagli quando si avvicina avvisa. E poi chi ha detto che si tratti di un uomo? Avvisa, dice. Eccolo il nostro avviso. 10 piccoli indiani. Beh, eravamo in 10 dopo la partenza di Narragon, no? 10 piccoli indiani se ne andarono a mangiare, uno fece indigestione. Marston, in un certo qual modo, è morta proprio per aver ingerito qualcosa che gli ha avvelenato l'organismo. Proprio come un'indigestione. E allora, 9 piccoli indiani fino a notte alta a vegliare, uno cadde addormentato. Beh, dobbiamo ammettere che quest'ultima parte si adatta molto bene alla morte della signora Rogers, no? Lei pensa, crede che lui voglia ucciderci?
8 statuette. Che sia un caso anche questo? Ma nell'isola non c'è nessuno al di fuori di noi! Oh, io non ne sarei sicura. Oh, è terribile! Non sarei sicura proprio. Cosa si può fare? Andiamo a cercarlo. E lei, giudice, è d'accordo con me o no? Fino ad un certo punto sì. Va bene, andiamo, venga Armstrong, andiamo Glor, ci sbrigheremo, faremo la svelta. Andiamo Armstrong, forza. Io sono pronta. Sì. Qualcuno di voi ha una rivoltella per caso? Sì, io ne ho una. Ah. E la porta sempre con sé? Quasi sempre. È un'abitudine che ho preso laggiù, in Africa. Ma la vera giungla è qui. Un maledetto assassino maniaco si aggira per l'isola. Probabilmente ha un intero arsenale di armi e sicuramente lo userà. Le sue nozioni di criminologia sono errate, Blor. Parecchi lunatici omicidi sono delle persone del tutto normali e timide. Piacevolissime persone. Mai si sospetterebbe, tanto sembrano essere normali. Sa, dottore, che cosa le dico? Che se il signor Uwe sarà un assassino che lei ci descrive, quando lo prenderemo lo affideremo a lei. Adesso io invece ho un'idea. Io procurerei il capitano Lombard ispezioni la casa, mentre io e lei, dottore, ci occuperemo della parte esterna. Beh, non dovrebbe essere difficile, in fondo non ci sono porte segrete né pannelli scorrevoli. Stia attento a non farsi acciuffare da lui, capitano, invece di prenderlo. Piuttosto voi due, state molto attenti, guardatevi le spalle, perché ricordate, uno di me è rimasto indietro. Andiamo, Lombard. Un tipo veramente energico, il capitano Lombard. Non credi che abbia ragione? Signorina, in questa situazione abbiamo bisogno più di cervello che di braccia. Che fa, esce? Sì, vado a sedere in giardino e a riflettere, cara signorina, se farà bene. Ma è molto spiacevole, non riesco a trovarla. Dopo avrò visto questa contessa di là. Vanni, vieni in casa su per caso, vado a cercarla! No, andrò io, so dove può essere. Cara? Lei ha l'istinto della cameriera, non della segretaria. Sono proprio contenta che il capitano Lombard abbia una rivoltella. Perdono tempo. Come dice, vedova? È molto meglio sedere, calmi, ed aspettare. Aspettare cosa? La fine, naturalmente. Come vorrei poter trovare Arthur. Lei intende dire John, il suo marito? No, intendo proprio Arthur, non John. Era così giovane, così sicuro di sé, nonostante fosse un ragazzo. L'amavo molto. Non glielo dissi mai, ma mi ero proprio presa una cotta infantile. Ma non ero la sola ad amarlo. Ha ragione, lui era come il sole dopo che ha piovuto. Quando posava il suo sguardo su di te, ti faceva sentire una regina. Non è certo un mistero che fosse più giovane di me. Aveva 17 anni soltanto. Arthur Richmond era l'ufficiale d'ordinanza di mio marito. Piaceva a John, l'aveva preso in simpatia. Tra loro si era creato un rapporto come tra padre e figlio, capisce? Io ne ero contenta. Credevo si interessasse al ragazzo e che lui credesse a John il padre che non aveva avuto. Ma sono una credulona? Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. Scoprì la verità proprio come si racconta nei libri. Volevo fare una sorpresa a John e rientrai un giorno in anticipo rispetto a quanto prefissato. Mi trovai nel nostro letto. Nel nostro letto, capisce? Ecco come sono venuta a sapere. Oh no! È così, mia cara. Che vergogna! Cercai di far passare del tempo, cercai di capire, ma dentro maturò lentamente un sentimento di sanguinosa vendetta. Dannato giovane ipocrita!
simpatia per lui. Mi ero fidata di lui. Beh, vorrei tanto sapere dove sono gli altri. Lo mandai a morire. Non fu molto facile. Costrinsi John a mandarlo in prima linea, altrimenti avrei spifferato tutto. Ma non l'avrei mai fatto, davvero. Capisce? Volevo solo che quel giovinastro ne gli girasse più intorno, che non entrasse più nella nostra casa. Che stupida. Avevo sottovalutato il suo orgoglio di uomo. Dentro di me ero certa che l'avesse mandato in qualche magazzino sperduto chissà dove. Invece l'aveva davvero mandato a morire. Un giorno arrivò un telegramma. Arthur era stato ucciso. John mi chiamò nel suo studio, mi fece vedere il telegramma, ricordo ancora il suo volto. Non l'avevo mai visto così spento, i suoi occhi vuoti. Tirò fuori la pistola e davanti a me si sparò, si tolse la vita. La prego di non continuare. Sì, in un certo senso furono dei delitti. Un delitto. Ed io che sono sempre stata una donna così osseguente alla legge. Non ebbi allora questa sensazione, sa? Per un attimo, quando mio marito mi fece vedere il telegramma, pensai, l'ho servito a puntino. Ecco cosa pensai. Ma poi, bene, lei ora sa. Cosa? Sembra che non capisca. Pensavo che avrebbe capito. Credevo che anche lei sarebbe stata contenta della fine vicina. Ma io non so. Tutti noi dobbiamo morire. Lei lo sa. Non so. Lei è molto. Lei non può ancora sentirlo, il sollievo, il benedetto sollievo di quando si sa che è finita, che non si deve più a lungo portare il pesante fardello. Joan, non mi parli. Lei non può capire. Lei non sa, desidero solo sedere ed aspettare. Aspettate altro che venga, per me. Ho paura! Tutto a posto, niente passaggi segreti e nessun cadavere. Ma mi sembra che lei sia un pochino giù di corda. Vuol bere qualcosa per infrancarsi, non so, una grappa? Bene. Due cadaveri in casa alle 9 del mattino. E tutto quello che resta a dirmi è che abbiamo qualcosa! Una vecchia lì sta per abbattersi! Ma che importa? Basta bere! Oh, lei! Ho capito. Non le piace la grappa, facciamo un gin! Oh, lei! Dovevo capirlo subito! Lei è un avventuriero! Evidentemente lei è sconvolta, ma posso chiederle qual è il motivo? Tesoro? Ah, io non sono il suo tesoro! Oh, peccato, pensavo proprio di poterla chiamare così. Beh, si è sbagliato. Andiamo, lei sa benissimo che questi non sono i suoi sentimenti. Abbiamo qualcosa in comune, lei ed io, furfanti ed assassini, in fondo. Non possono bisticciare. Furfanti ed assassini? Sta bene, lei non desidera la compagnia di furfanti ed assassini e lei non beve. Andrò a continuare la mia esplorazione. È molto spiacevole, non riesco proprio a trovarlo. Signore, è successo qualcosa? Credo proprio che la vedova sia realmente male. Aspetta la barca, vedova! Non dica così. Bisogna considerare la realtà.
da trattare in presenza degli uomini. Per tale motivo mi rifiutai di parlarne ieri sera. Quella ragazza, Beatrice Taylor, era al mio servizio. Fui molto delusa sul suo conto. Aveva buone maniere ed era pulita e di buona volontà. Ero veramente contenta di lei. Invece era tutta finzione. Era una ragazza immorale. Passò del tempo prima che scoprissi che si trovava, come si usa dire, nei guai. Fu una brutta sorpresa per me. I suoi genitori erano gente a modo, che l'avevano tirata su con molto rigore. Sono lieta di dire che sì, non la perdonarono. Cosa accadde? Naturalmente rifiutai di darle ancora ospitalità. Nessuno potrà mai dire che io abbia lasciato correre quando si tratta di immoralità. Si annegò? Sì. E lei cosa ha fatto quando si era annegata? Il rimorso? No, mi ero già rimproverata abbastanza. Io le dissi che essere basso e depravato fosse. Le rimproverai di aver oltrepassato ogni limite. Le dissi chiaro che nessuna persona per bene avrebbe potuto ancora accoglierla in casa. Le dissi che quello sarebbe stato il figlio della colpa e che ciò sarebbe stato per lui un marchio indelebile. Le dissi che quell'uomo non si sarebbe mai sognato di sposarla. Le dissi che mi vergognavo. Che mi vergognavo di averla avuta in casa con me. Ma quanti anni aveva? 17. Lei ha detto tutto questo a una ragazza di sole 17 anni! Abbastanza per capire come comportarsi. Purtroppo credo alle sue parole. Povera donna, non sa nemmeno lei quello che dice. Certo. Ascolti. Molto volentieri. Gli idolatri cadranno nella fossa che essi stessi avranno preparato. Nella rete che essi celarono il loro stesso piede resterà impigliato. Il Signore è conosciuto attraverso la sua giustizia. Il peccatore cade nella trappola che egli stesso ha teso. La colazione è pronta. Chi ha peccato andrà all'inferno. Andiamo alla colazione. Signorina, sa dirmi dove sono i signori? La colazione è pronta. Il giudice Wargrave è fuori a prendere il sole, mentre la dottoressa Armstrong e la signora Blor sono a fare una perlustrazione per l'isola. Il capitano Lombard è a fare una perlustrazione nella casa. Non saranno scosse le isole alla notizia della tua rovina? Quando i feriti grideranno di dolore, quando ci sarà il massacro attorno a te. Andiamo, Rogers. La colazione è pronta. Allora, i principi del mare scenderanno dai loro troni e deporranno le loro vesti e strapperanno i loro ornamenti. Essi si copriranno con terrore, sederanno sulla nuda terra e tremeranno ad ogni istante e guarderanno a te attoniti. Legge a voce alta, signorina Brent. Sì. È mia abitudine leggere alcuni brani della Bibbia ogni giorno. Ottima consuetudine, di certo. Trovato qualcosa? Nessun nascondiglio. Niente caverne. Nessuno potrebbe nascondersi. È così. E casa Lombard? Niente. Giocherei la mia vita che dentro questa casa non c'è nessun altro lì fuori di noi. E l'ho girata tutta, dall'attico alla cantina. La colazione si rappresenta! Colazione, è pronta la colazione, abbiamo Flora, su, bella sospirata fino da quando ci siamo alzati. Facciamo così, mangiamo, beviamo e siamo allegri perché in fondo domani moriremo, forse chi lo sa, anche oggi. Dovrebbe arrossire di tanta leggerezza, capitano Lombard. Non raccolgo le accuse, andiamo, vedova. Vedova. Vedova, la colazione è pronta. Joanna! Vedova! Oh, ragazzi, Joanna, ancora! Siete sicuro, dottore? Joanna... È morta! Oh, mio Dio! 8 piccoli indiani se ne vanno a
passeggiarmi, uno e me è rimasto indietro. Il pugnale è conficcato nel cuore della vedova. Oh, ma chi può essere stato? Ma ci siamo solamente noi sull'isola! Esattamente, mia cara signora. Ci siamo soltanto noi. Quindi non si rende conto che questo ignoto e perfido criminale ci precede sempre di un passo, che egli sa esattamente quello che stiamo per fare e si regola di conseguenza. Un solo posto dove un assassino avrebbe una ragionevole speranza di farla franca. Un solo posto? E quale? Qui, in questa stanza. Il signor Owen è uno di noi. È vero quello che lei ha detto questa mattina. Questo maledetto assassino è sicuramente tra di noi. E io credo di sapere chi è. Davvero? Sì. Lei ricorda il caso di Zibordian in America? Quell'anziana coppia che fu uccisa in piena mattina con un'accetta. L'unica persona a poter essere accusata era la loro figlia unica, una tranquilla zitella di media età. È incredibile. Tanto incredibile che non fosse catturata. E si liberava. Quindi la sua risposta al problema... Esattamente. Io credo che quella donna sia pazza. Maniera religiosa, e lei, secondo me, è lei. Credevo che i suoi sospetti fossero in tutt'altra direzione. Oh, sì, sì, prima, ma adesso ho cambiato idea. E sa perché? Perché è l'unica persona a non avere paura. E sa perché? Perché è l'unica che è sicura di non correre nessun pericolo. Fa freddo qui. Sì, sì, fa proprio freddo, veramente freddo. Ma il capitano Lombard è tornato? Ah, nessuna barca navigherebbe con questo tempo. Buonissimo. Rischierebbe di non poter approdare. Già. Comunque, aveva ragione affinché si mangiasse e si bevesse qualcosa. Se non sbaglio la corte si ritira sempre prima di deliberare, no? Prima del pasto, certo. L'incubo resta. Già. L'incubo perdura. Ma mi chiedo, cosa faremo noi? L'unica cosa che potremo fare è un'inchiesta rigorosa. Potremo almeno così eliminare o scagionare qualche innocente. Lei, signorina Clayton, non ha nessun sospetto. Se la signorina Clayton sospetta di uno di noi tre, la domanda è piuttosto imbarazzante. In realtà non sospetto di nessuno dei presenti. Secondo me, l'ignoto signor Owen è la dottoressa Armstrong. La dottoressa? Già. Se lei ci pensa, è l'unica ad aver avuto l'opportunità di avvicinarsi ad ogni vittima. Sì, certo. Però si ricordi che non fu lei. Il marito potrebbe aver avuto un'ottima occasione per somministrare qualche medicinale. Chi, Roger? Oh no, non avrebbe cervello per un piano come questo e neanche denaro. In realtà mi sembra che sia ancora molto spaventato. Signorina Brent, hai ancora paura? Prego. Chi pensava che fosse Beatrice Taylor? Ah, un rovino di caffè. Ecco perché, grazie. Prendo il caffè ora. Bene, vede? Tale impassibilità di fronte ai delitti è quasi eroica. Non vorrei atteggiarmi a profeta, ma ritengo che sia piuttosto improbabile che con questo tempo una barca possa raggiungerci prima delle 24 ore. Anche se cessa il vento, dovrà calmarsi ancora il mare. Ma lei è tutto bagnato. Nessuno di voi è un nuotatore. Qualcuno potrebbe sapere se si può raggiungere la costa da qui a nuoto? No, no, c'è un mare troppo agitato e così lei rischierebbe di essere sbattuto sulle rocce ed annegherebbe. Annegata! Annegata nello stagno. Signorina Bretta. Rogers, credo sia molto meglio accendere un buon fuoco. Se lo desidera, signorina, posso andare a prendere dei ceppi per accendere un buon fuoco. Penso proprio che sia un'ottima idea. Vada, vada. A proposito, scusate,
Qualcuno ha visto la tenda del bagno. Ma che cosa le fate mettere, Rogers? Lei va cercando ora la tenda del bagno. La tenda rossa della doccia. Sì, la tenda rossa della doccia. Qualcuno per caso ha visto una tenda rossa da doccia? Temo che non serva, Rogers. Non fa nulla, è soltanto che mi sembra strano. Ogni cosa su quest'isola è strano. Andrò a prendere i cibi per accendere il forno, scusate. Vada, vada. Forse il capitano la... Caffè! Roger! Ma dove sarà finita Armstrong? Credo che sia andato in cucina a dare una mano a Rogers. Beh, quest'ora qualcuno l'avrà già uccisa. Beh, avrà usato la accortezza di guardarsi alle spalle. Oh, non sarebbe poi così facile adesso che siamo tutti allerta. Io non sarei così ottimista, signora Bloor. Anzi, consiglierei qualche precauzione. E contro di chi queste precauzioni? L'uno contro l'altro. Noi siamo tutti in grave pericolo. Delle 10 persone che vennero su quest'isola, 3 sono morte. Ne restano 7. 7 piccoli indiani. Contrariamente a quello che dice la signorina Creighton, io sostengo, Luci, che lei e il dottor Armstrong siate assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Il dottor Armstrong è un medico molto famoso, ma lei è un giudice conosciuto in tutta l'Inghilterra. Questo non prova niente, signora. Il mondo è pieno di giudici impazziti, così come di dottori e agenti di polizia. Senti, senti. Ecco il caffè. E per la dottoressa Armstrong glielo portiamo di sopra. Glielo porterò io, desidero. No, muore. Glielo porterò io. Credo che la dottoressa non abbia piacere di vedere lei, sa? A causa della sua rivoltella. Già, la rivoltella. Vorrei dirle qualche cosa in merito. Lei, quindi lei vorrebbe sapere perché ho portato qui questa rivoltella. Bene, vede, io ho avuto una vita piuttosto avventurosa. Mi sono trovato nei guai già una, due o tre volte nella mia vita. Così ho preso l'abitudine di portare con me sempre la mia rivoltella. Sa, lo sappiamo bene noi due, ci si sente sempre più sicuri con un'arma a disposizione, no? Noi non la portiamo, avanti, Lombard. Mi dica tutta la verità in merito a quest'arma. Lei è una tipa piuttosto sospettosa, Flor. Ad ogni modo, se proprio volete sapere perché sono qui, ora vi dirò che io ebbi una lettera. Se si parla di quella rivoltella, lo desidererei sentire anch'io. Stavo dicendo, dottoressa. Io ebbi una lettera con cui mi si invitava a venire qui ospite del signore e della signora Hugo. Lo scrivente diceva di aver sentito come io fossi un uomo da cavarmela in qualsiasi situazione. Diceva inoltre che vi sarebbe potuto essere qualche problema, ma bastava soltanto tenere gli occhi aperti. Io non sarei venuta. Io sì, invece. Ero annoiato. Dio, come mi annoio da quando sono tornato a vivere in questo paese civile. Sì, però devo ammettere che quell'invito poteva far sorgere dei dubbi. Troppo vago per mio conto. Vede, quell'invito sveglia la mia curiosità. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Già, proprio. Indovinato. Cambiate discorso, per piacere. Volentieri, piccina mia. Questo è l'istinto materno che si risveglia in lei. Non sia sciocco! Quello che dice... Se l'è meritato? Ma sì. Infatti quello che dice il capitano Lombo assomiglia molto alla trama di un romanzo. Non mi piace quella persona. Non mi fiderei. Si sente un così sicuro giudice? No! Noi dobbiamo uscire da questa situazione! Dobbiamo farlo prima che sia troppo tardi! L'unica cosa che dobbiamo fare è controllare i nostri nervi, dottoressa. Chiedo scusa. È proprio il caso di dirlo. Medico pure te stesso. È che ho lavorato troppo negli ultimi tempi. E sono giù, un po' giù. Dorme male? Sì. Sogno sempre. Ma non soltanto ospedali, operazioni, ma perfino un coltello alla gola. Per incubi? Eh già. Ma lei non sogna mai di essere in un tribunale e di condannare a morte qualcuno? Se intende a riferirsi a qualcuno il cui nome è Edward Seaton, si sbaglia, dottoressa. Io non perderei neanche un'ora di sonno per un criminale così perfido e astuto come Seaton. Le posso assicurare che non ho questi problemi.
ormai io cucinai a puntino quel sito. Che freddo che fa però. Vero. Rogers aveva detto che andava a prendere dei cibi per accendere il fuoco. Della legna? Cioè della legna? Della legna? Oh, della legna! Mio oh, Dio! Ne mando un altro, ce ne sono cinque, sei. Fatti. Ce ne sono solo cinque! Dove sono? Roger e Lombard. Ma non è Philip! E Roger! Roger! Ma dove devono correre, Flo? Oddio, Philip! Oddio. Ha visto Roger? No, e perché avrei dovuto vederlo? Mancano altre due piccole statuine. Due? Sì, Philip. Avevo paura si trattasse di lei. No. Due. Oh, no. Cos'è successo? È proprio morto. Come? Nell'anticucina. Con questo. Ce l'aveva piantata nella schiena. Mentre era chino sul cesto della legna. Un dolore si franze a pezzo. E sei soli! Ne restate! I galli! Era! Cosa viene ora? Api! Allevano anche api su quest'isola e sei piccoli indiani in gioco con un'alveata, una vespa, un filpunto. Beh, non c'è che dire. Allora, non c'è capitato niente di male. Mio Dio, lei non crede che... La siringa ipodermica. La moderna puntura d'ape. Proprio mentre era lì tra di noi. Già. Tra di noi. Chi di noi? Cominciamo con Gloria. Lei non è difficile indovinare chi sospetti, si avverte lontano un miglio. Sono io il suo uomo, no? Non potrei negarlo. Ebbene si sbaglia di grosso, signora Flor. Vede, se dovessi commettere un qualsiasi delitto, dietro ci dovrebbe essere qualcosa di molto allettante per me. Quello che posso affermare è che lei ha avuto un comportamento sospetto fin dal principio. Lei ha fatto sempre due racconti differenti. Prima ha detto di essere venuto qua con la pistola e adesso sostiene di averla perduta. L'ho realmente perduta? Storie. Non l'ho per caso proposto di perquisirmi? Sì, certo, non ce l'ha con sé, però lei sa perfettamente dov'è. Ma cosa? Perché? Perché non fa lavorare il suo cervello? Si mette in testa che se io avessi voluto, avrei potuto già da un pezzo sparare contro tutti loro, no? Aspetta, per favore! Questa è la grande idea. È il complesso di Peter Pan. E infatti, non è la grande idea, questa qui è quella, insomma, vede? Lei mi sta prendendo per un pazzo. Eppure, vede, io sono certo di avere la testa a posto, molto a posto. Sì, ma il dottor Armstrong sostiene che ci sono dei pazzi che hanno l'aspetto normalissimo. Noi non dovremmo essere qui nativi, dobbiamo muoverci, fare qualcosa.
E se accendessimo un bel fuoco là fuori? Sì, con questo tempo. Sono convinta che è soltanto questione di pazienza e di tempo. Prima o poi la pioggia cesserà e allora potremo fare qualsiasi cosa. Cercare di riparare la radio, accendere dei falò, fare dei segnali. Questione di tempo. Questione di tempo. Di tempo. Ma noi non possiamo permetterci il lusso di perdere tempo. E saremo tutti morti! Ricordo, presto! Vi ripeto, saremo tutti morti! Tranne uno, ne schiuderà qualcun'altra, ci sta già pensando! Come si chiamava? Chris? Chris, povero lui! Dottoressa, per caso l'ha uccisa in un momento in cui non poteva controllare i suoi nervi? No, la verità non è questa, è il vizio di bere. Allora, ero una gran bevitrice. Oddio, abbia pietà di me! Ero ubriaca quando feci l'operazione! Una semplice operazione! La mia mano tremava. È come se ce l'avessi davanti. Era una contadina, alta, bionda, robusta, e l'ho uccisa! E poi, cosa accade, dottoressa? Con quasi la sua confessione non potrà farle altro che bene. Naturalmente, la mia assistente se ne accorse, ma era legata a me. Che sbuca il misterioso signor Owen, che demolisce d'un colpo tutta l'impalcatura e lei naturalmente ne è rimasta travolta, no? No, aspetta, le parole dello spirito! Basta! Signori, siamo tutti nella stessa barca! Non ci possiamo permettere il lusso di misticciare! È giusto, chiedo scusa! È questa terribile apatia che fa saltare i nervi! Io sono convinta che abbiamo preso le misure di sicurezza necessarie finché si rimane tutti insieme, non siamo in possesso né di veleni né di armi. Non può accaderci nulla. Ma noi non possiamo andare avanti così. Dobbiamo muoverci. Avremo bisogno di cibo, di riposo. Sì, sì, sicuro, sicuro. Lei non parla, vera? Penso non ci sia nulla da dire. Che passino le ore pur sapendo che potrebbero essere le ultime. A che ore è? Sono le 8:30. Sono? È pessima questa luce, ma non ci sono altre candele? Oh, non ce n'è un pacco intero! Comunque, capitano, mi sembra che la tempesta si stia già un po' calmando, non è così? L'assassino ha tutto dalla sua parte! Sembra che perfino il tempo voglia aiutarlo! Può darsi. E se si mangiasse qualcosa? No! No, restiamo qui! Qui siamo sicuri! Io non ho appetito! Ma se proprio non puoi farne a meno, mia cara Flor, vada! Vada, faccia pure piazza pulita della tavola, vada! Io farei una semplice proposta, potrei portare una scatola di biscotti. Oh, questa sì che è una buona idea. Ah, Flor, mi raccomando, una scatola ben sigillata. Oh, certo. Ecco, no, non si preoccupi. Questo è solo il vento che fa muovere le tende. Comunque, mi sembra strano. Roger aveva detto che in casa sono cominciate a mancare delle cose. Sì, è vero. Oltre alla tenda del bagno, per esempio, la signorina Brent non aveva più trovato la sua matassa di lana. Cosicché il nostro ignoto assassino, oltre ad essere un pericoloso criminale, sarebbe anche un cleptomane. Bene. Come continua questa filastrofa? Cinque piccoli indiani, un giudizio andrà a spiegare. Un lo ferma il tribunale. Ma che c'entra poi il tribunale? A meno che... Esattamente. Per questo me ne sto seduta qui, signorina. Ah, ma io
Giudice, mi perdoni, la vedevo nel ruolo dell'assassino pazzoide, non della vittima. Il suo è un linguaggio da carcere, capitano Lombard. Si troverebbe bene. Ma andiamo, lei non ha neanche pranzato. Non potrei mangiare. L'avverto che Blor divorerà tutto. Oh, morire di fame non ci gioverà certamente. In tutto questo, ho anche finito le sigarette. Fortunatamente io adoro la pipa. Ah, lo avevamo sentito. Io ne ho un pacchetto di sopra nella valigia, vado a prenderle perché ne fumo volentieri un anch'io. Ma lo sapete? Non sono male così biscotti. No, no, come sono? Quel formaggio? Un formaggio e sesamo. Buoni, quella ragazza ne dovrebbe mangiare qualcuno. Non hai i nervi a posto. Non sono d'accordo con lei, dottoressa. Io invece ritengo che la signorina Clayton sia una donna dal carattere freddo e deciso. Questa sarebbe dunque la sua impressione? E se si bevesse un po' di whisky? Sì. Oh, un'ottima idea. Sì. Purché la bottiglia sia ben sigillata, mi raccomando. Venga, se lo tenga. Via, tranquilla, sono io, Armstrong. Venga. Non si spaventi. Vabbè, ci accendere, per favore. Che succede? Oddio, sia lontani. No, ecco la candela. Sia lontani anche lei. Oddio, sia lontani. Lasciatemi vedere, io. Certo, straordinario pensare che di là
ci sono tutti quei cadaveri e noi siamo qui a mangiare della carne in scatola. E quanti sono questi cadaveri, visto che li avete contati? Sono 5. A quanto pare è una prerogativa dello charme femminile non tener conto dei fatti. Sono 6 cadaveri e non sono tutti di là. No, no. 5. La signorina ha ragione, sono 5. E la signora Roger? L'ho contata, l'ho contata. Li conti con me, Blor. Dunque, Marston, 1. La signora Rogers, 2. Sì. Vedova McKenzie, 3. Rogers, 4. La signorina Prente, 5. Wargrave, 6. 7, 8, il dottore, 9. Lei, 10. Oh, questa volta faccio ammenda. Ha ragione, chiedo scusa. Ma non pensa che sia il caso di portare la signorina Rogers giù in mentre vorrai in fila con gli altri? Io sono un detective, non sono un becchino, capitano Lombard. Ma smettete per favore di parlare di cadaveri? Eppure noi dovremmo aver capito che si trattava della dottoressa, lo dovremmo aver capito. Già, perché lei prova uno strano folle piacere a far sì che tutti i suoi morti corrispondano alla filastrocca. Ad esempio, uccidendo Rogers mentre spaccava la legna, o la signorina Brent con la siringa ipodermica. Insomma, è fissata, deve far coincidere tutto. Senta, io non lo so, Armstrong, come abbia fatto a impossessarsi della mia rivoltella, ma... Infatti, come l'ha fatto ad impossessarsi della sua rivoltella? Gli ho appena detto, Blor, non lo so. Ma lei è proprio sicura di non aver sentito nessuno girare per questa casa dopo che noi siamo usciti? Sicura? Ma come posso esserne sicura? Mi è parso di sentire non una, ma mille voci, addirittura che volessero dar fuoco alla casa per farmi uscire da quella stanza! Capisco, era veramente in preda all'angoscia, eh? Già. Vedi, l'altra sera... Insomma, sì. Scusi, poche chiacchiere. Che cosa decidiamo di fare? Per conto mio nulla, anzi ne dirò. Stare seduti e non correre rischi. No, se noi non fossimo legati dallo stesso destino, non è questo che voleva dire? Sì, lo so, però non potevo certo dirlo davanti al giudice Walker. Bene, bene, sono contento che almeno lei abbia smesso con le sue ali di donna integerrima. Beh, spero che almeno in quell'occasione abbia guadagnato bene. Oh, come si permette? Non si guadagna mai abbastanza per una vita umana. E comunque non quanto avrei dovuto. Oh. Maledetti furfanti quelli della banda Penny! E Landor se ne andò in carcere e gli morì. Eh sì, ma io non potevo sapere che aveva giorni contati. No, e questa fu proprio la sua fortuna e al tempo stesso la sua sfortuna. La sfortuna di Landor, poi. No, no, proprio la sua, perché proprio in conseguenza di quel fatto lei ora qui si ritrova a dover terminare la sua vita in un modo così poco piacevole. Armstrong, starò attenta. No, molto attenta, perché vede, guardi, sono rimasti soltanto 3 piccoli indiani. Sì, lo so, invece lei, capitano Lombard, che cosa ha da dire? Per conto mio nulla, andrà tutto bene, grazie. Sa, mi sono trovato in situazioni difficili già 1, 2, 3 volte nella mia vita e me la sono sempre cavata. E poi con me, sempre la mia rivoltella, no? Già, ecco, e adesso senta quello che le dico. Lei ha detto di averla trovata, ma chi ci assicura che lei non l'ha avuta sempre con sé? Non si sta sempre sullo stesso punto, ma nel suo cervellino non c'è proprio posto per più di un'idea alla volta? Sì, ma l'idea è buona. E lei non la molla? Potrebbe andare a lei, prenderebbe la rivoltella e la rimetterebbe dove la trova. Ma non sia sciocca! E allora? Io ho deciso di frugare tutta la casa per trovare il dottore. E sono deciso a farlo e lo farò. Su, mi dia questa rivoltella. No, la pistola è mia, non me ne dispo. E allora sa che cosa comincio a pensare? Non la comincio a pensare, ora l'ha già pensato ieri. E adesso ci sta solamente tornando su. Che sia io, soltanto io, l'ignoto signor Owen. Non potrei negarlo. Bene, sai che cosa le dico? Pensi un po' a quel che il diavolo le piace, ma io l'avverto! Basta! Vi comportate proprio come 2 bambini. Voglio perdonarmi, signora maestra. Lei non capisce, non è il capitano Lombard, l'ignoto signor Owen. Il nostro assassino è la dottoressa Armstrong e gliene darò la prova. Questa prova? 4 piccoli indiani indagano sul perché. Sol che l'indizio è falso e ne rimangono solo 3. L'indizio è falso? Oh, ma non è che ce l'hanno con me? Sol che l'indizio è falso! È la dottoressa Armstrong che ha finto il suicidio. L'indizio falso è che vuol dire che non è morta. Veramente ingegnoso. Come dicevo prima, lei vuole far coincidere tutte le sue morti secondo la filastrocca. Avete notato la signorina Brent con quella siringa ipodermica?
e il povero Rogers mentre spaccava la legna. Insomma, è fissata, lei deve far coincidere tutto. Ora, questo vuol dire che noi lì dobbiamo avere un altro indizio. Allora, andiamo a vedere. Tre piccoli indiani, uno ad uno tentano di scappare. Un legato un mattone in testa. E due soli ne restare. Due soli ne restare. Capitano Lomba, se ci permessi una bella birra? Lorda, questa tua avidità nel mangiare e nel bere un giorno le nuocerà. Ma in cucina c'è tanta birra pieno. Lei non ha pensato, per caso, che se qualcuno volesse ucciderci, per prima cosa avrebbe proprio potuto pensare di mettere un po' di veleno in una graziosa bottiglia di birra? Capitano Lombard, io ho bisogno di bere una birra. Se lei non viene con me, io vado da sola in cucina per una birra. Vada! Buonasera! Perché Gloria ha avuto la sua parte. Lei è? Sì, è schiacciata. La testa è completamente maciullata. Ah, questo mattone. Questo mattone è lì sul soffitto della cucina. Così? Adesso siamo rimasti solo noi due. Dobbiamo badare molto bene a noi stessi. Non andremo più via da quest'isola! Sì che ce ne andremo, io non sono stato ancora abbattuto! Non sente! C'è qualcuno in questa stanza! Qualcuno che ci guarda e aspetta! È soltanto l'effetto dei tuoi nervi! Non sente! No, non sento! Oddio, Lombard, ti prego, usciamo di qui! Va bene, ce ne andremo, andremo sulla sommità dell'isola, faremo un fuoco! Sì, qualunque posto è meglio che rimanere qui! Ma lei non crede che avrà freddo con quest'acqua? Avrei più freddo se fossi morta! Però facciamo una rapida ricognizione. Sì. Oddio. Ma quello è. Là. Lombard. Veramente lei ad uccidere quel bambino. Non sono stata io! Non sono stata io e lei deve credermi! Le crederò, racconti la sua storiella. Ma questa volta sarà bene che se ne inventi una buona, no? La mia non è una storia. È la verità, non uccisi io quel bimbo. È stato qualcun altro. E chi? Lo zio di Peter. Lui diceva di amarmi, ma... di essere troppo povero per sposarmi. Se il racconto diventa interessante. Ho la faccia dello spirito! Vede, Peter era nato dopo la morte di suo padre e se non fosse nato, Hugh avrebbe ereditato tutto. Un giorno, mentre eravamo al mare, Peter diceva che voleva raggiungere uno scoglio molto lontano, ma sicuramente non gliel'avrei mai lasciato fare. Approfittando di una mia distrazione per un qualcosa che avevo dimenticato a casa, si allontanò a nuoto. Appena me ne accorsi, cercai di raggiungere la spiaggia, ma Hugh mi afferrò. Non essere stupida, mi disse. Sono stato io a dire a quello stupido che poteva farlo. Io cercai di divincolarmi e mi tuffai in acqua. Cercai in tutti i modi di raggiungerla, ma... ogni cosa poi l'istruttore andò liscia. Lei naturalmente fece la figura della brava ragazza e naturalmente si guardò bene dall'accusare Hugh. Lei pensa che qualcuno mi avrebbe creduta? Ed allora suppongo anche che Hugh non avrà più avuto nessun interesse per lei. Lei crede che io avrei ancora voluto vederlo?
Era lei una bugiarda? Oh, lei? Come può non accorgersi di quando una persona dice la verità? Chi preparò la trappola che uccide Flora? Io no, ed Armstrong? Armstrong è morto. Vera, io ho contravvenuto a quasi tutti i comandamenti nella mia vita e non sono un santo. Ma c'è soltanto una cosa da cui rifuggo, ed è proprio il delitto. Ah! Lei rifugge dal delitto? E che dire di sua moglie? Non sono sposato. Il matrimonio non fa per me. Questo è assurdo, è assurdo! Io non sono colpevole. Sì, è vero, uccido mia moglie, è vero. Appunto. Ma quello che nessuno sa è che non sapevo che la stavo uccidendo. Mi racconti la sua storia. Vede, Sara era malata, diabetica. Doveva fare una puntura di insulina 2 volte al giorno, ma lei non era capace a farsene. Così provvedevo completamente io a lei. Ma Sara era una donna forte, indipendente. Soffriva a dover chiedere aiuto a qualcuno. Così ben presto imparò a farsi le iniezioni da sola. Il diabete però le aveva dato dei gravi problemi. Era diventata quasi cieca. E aveva anche problemi di memoria a breve termine. Così io lasciai la carriera militare per dedicarmi completamente a lei. Un giorno Sara venne da me per fare l'iniezione alla solita ora, sa? Ogni tanto le piaceva che fossi io a prendermi cura di lei. Un giorno la vidi pallida. Le chiesi se stava bene, lei mi disse che stava bene, che non dovevo preoccuparmi. Così le feci la puntura. Rovesciò indietro gli occhi e si addormentò. Morì tra le mie braccia, lo capisce? Si era già fatta 4 iniezioni di insulina e non se lo ricordava, forse non lo so, forse non voleva più pesare sulla mia vita, io questo non lo so, ma da allora ho questo rimorso dentro. O forse fu proprio lei a farle le 4 somministrazioni precedenti, o forse sua moglie aveva capito i suoi intenti e l'ha lasciata fare. Come osa insinuare una cosa del genere? E lei può pensare che io possa crederle in una situazione come questa? Andiamolo! Lei non capisce, vero? Non capisce che c'è qualcosa che non torna, non capisce! Oh, lei non è più colpevole! Ah, mi fermi! File piccolo diavolo! Se si avvicina di un passo sparo, giuro! Lei, così giovane, graziosa e matta, proprio matta! Oddio! Oddio, l'ho fatto! Questa è una corte d'appello. Lei troverà giustizia qui. Lo so, lei credeva che io fossi morta. Armstrong disse che io ero morta. Questa è stata la parte più difficile del mio piano, la più fallace. La convinsi che avremmo preso in trappola l'assassino. Simulavo la mia morte affinché io potessi muovermi liberamente. Ella trovò il piano eccellente. Venne giù di notte per raggiungermi presso lo scoglio. La mandai giù con una spinta, così facilmente. Soi che indigni a parte! Ci eravate vicini. Sappia, vera Clayton, che io ho sempre sentito la frenesia di sopprimere. No, io ho sempre goduto di ciò, non abbastanza, volevo di più, volevo dare la morte io stessa, con le mie stesse mani, come dinanzi al nostro sovrano, il re, l'imputato in giudizio. Piena luce sarà fatta! Rei, mio signori, sì, loro erano tutti rei! Solo che la giustizia
potuto prendere la giustizia io, tra le mie mani. Sì, tra le mie mani. Salga, ti metta qui, Vera. Ricorda? Antonia Maston, c'è un muro nell'acquavite. Mackenzie pugnalata, un colpo di scure a Roger mentre spaccava la legna. Derogato il caffè di Emily Brand perché non sentisse la puntura. Trappola per Bloor. Era una sciocca presuntuosa. Pensi che entrò nella stanza dei cadaveri, io non c'ero. Ti contò persino e non se ne accorse nemmeno. Sapevo che sarebbe stato facile prenderla in trappola. L'idea geniale fu la restituzione della rivoltella. Rese l'epilogo più interessante. Alla fine sareste rimasti voi due. L'uno avrebbe sospettato dell'altra, l'uno contro l'altra. La questione era semplicemente chi avrebbe vinto. Ho avuto fiducia in lei, Vera. L'eterno femminismo finisce sempre per trionfare. Poi è sempre più eccitante avere per ultima una ragazza. Imputata, ha niente da dire in sua difesa? Vera Elizabeth Clayton, io la condanno a morte. Pietà, pietà, non sono stata io, non sono stata io. Ah, tutti dicono così. Tutti devono dichiararsi innocenti, a meno che non riescono a strappare una sentenza che li dichiari pazzi. Ma lei non è pazza. Io sono pazza, lei no. Sì, ma io sono innocente, lei è un giudice, dovrebbe accorgersene quando una persona dice la verità. Quindi non è stata lei ad annegare quel fanciullo? Beh, questo non ha più molta importanza ormai, non crede? Come? Sì, io devo avere la mia filastrocca, i miei 10 piccoli indiani, lei è l'ultima. Vera Clayton, lei ha ucciso Lombard, si ricorda? Un ultimo indiano nel bosco se ne andò e ad un pino si impiccò e nessuno ne restò. Oh no, io non mi impiccherò e lei non può costringermi. Ah, certo che no, lei è libera di non farlo se vuole, ma se l'immagina? Arriveranno i soccorsi e cosa troveranno? 10 cadaveri è un mistero che nessuno risolverà. 10? Sì, ha capito bene, Vera. 10. Vede, io sono una povera vecchia malata ormai. Ho ricevuto la mia condanna già da tempo. Ma voglio lasciare questo sporco mondo alla mia maniera, velocemente e senza sofferenza. Beh, sappi allora che io non mi impiccherò! Ah, lei può anche non farlo se crede. Lei è libera di farsi stritolare dagli ingranaggi sanguinolenti della giustizia ed io posso considerarmi un'esperta in questo genere di unzioni. Può spendere tutto quello che ha in avvocati e perizie psicologiche, può farsi divorare dal grande occhio dei media che cerca fresche prede da dare in pasto al grande pubblico, ma cederà inevitabilmente e marcirà in galera tra soprusi e umiliazioni. Il mio piano è perfetto, Vera. Accetti il mio suggerimento. Non si lasci divorare dagli altri, non si lasci impiccare, lo faccia da sé. Salverà almeno la sua dignità. Le crederà nessuno. Io le crederò. Mai fidarsi di una donna. Grazie dell'avvertimento, invece. Ma vede, se non avessimo avuto fiducia l'uno dell'altra. Io, Philip, credevo
Le donne non sono in grado di prendere la mira giusta, o almeno non proprio giusta. Già, ma non dimenticherò mai. Oh, sì, che dimenticherà. Dimenticherà perché, vede, la storia dei 10 piccoli indiani, anche un altro finale. Un piccolo indiano vide qualcuno. Noi due ci sposammo e non ne rimase nessuno. C'è solo una cosa che il vecchio Mr. Owen non poteva assolutamente prevedere. Cosa? Questo.